Buongiorno Marina, buongiorno ai telespettatori del TG8 con Andrea Berardinelli. Siamo a Montesilvano di fronte al Pala di Martin dove proseguono le vaccinazioni e c'è una novità importante per il comune di Montesilvano. Vicino a me ho il sindaco Ottavio De Martinis, un onere ma anche un onore se vogliamo. Perché questo? Perché voi da domani vaccinerete il personale scolastico dell'intera provincia di Pescara, città di Pescara compresa. In tutto mi sembra siano 5.000 le manifestazioni di interesse, ma sindaco ci dica tutto lei cosa succederà e perché è stata scelta la città di Montesilvano. Sicuramente, come dicevi, un onere ma anche una grande soddisfazione nella misura in cui l'ASL ha scelto Montesilvano alla luce di una vaccinazione che si è protratta durante questa settimana sul territorio e che è risultata essere ottimale da un punto di vista organizzativo e soprattutto all'interno di una struttura che si è assolutamente ancora una volta confermata come una struttura importante non soltanto per il nostro territorio ma per tutta la regione. Noi siamo pronti, abbiamo messo a disposizione, come del resto in queste prime giornate, una larga fetta di dipendenti comunali, di collaboratori, e sono stati tanti soprattutto i volontari dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, Protezione Civile ma anche Croce Rossa che hanno volontariamente, appunto gratuitamente prestato il loro servizio, e questo è risultato essere un grande gioco di squadra, una grande sinergia, e che ha portato poi appunto la ASL a decidere di portare avanti a Montesilvano una vaccinazione importante come quella del personale scolastico. Dicevi bene, sono 5.000 persone del mondo scolastico che dovranno essere vaccinate. Inizieremo domani, nella giornata di domani, dopo aver portato avanti insomma una prima vaccinazione per quello che riguarda gli ultra-ottantenni della nostra città, vaccinando tutto il personale della provincia di Pescara, città di Pescara compresa. Ripeto, un grande onere ma una grande soddisfazione, ci faremo trovare pronti e soprattutto siamo contenti perché possiamo dare una risposta importante a un mondo, quello della scuola, che risulta essere importante altrettanto per i nostri ragazzi e che purtroppo sta vivendo in questo momento un periodo di fermo e ci auguriamo possa riprendere il prima possibile le attività per regalare ai nostri ragazzi istruzione e socializzazione. Sindaco, per concludere sottolineiamo che con la vaccinazione di tutti gli operatori scolastici, quindi personale docente e non docente dell'intera provincia di Pescara, Pescara città compresa qui al Pala di Martin, ogni pomeriggio da domani saranno sospese le vaccinazioni, sospese momentaneamente per le altre categorie, proprio per fare una vaccinazione a tappeto e rapida del mondo della scuola. Sì, come dicevo, importante è stato intanto vaccinare in una prima fase la categoria fragile degli anziani e quindi abbiamo portato avanti i primi 1.500 vaccini che erano le prime prenotazioni pervenute alla piattaforma regionale. È pervenuta al nostro comune una seconda lista di 890 persone che proseguiremo nella giornata di oggi a vaccinare e che riprenderemo subito dopo quella del personale scolastico di cui parlavamo. Sì, sospensione ma volta appunto ad assicurare una copertura a un mondo che, come dicevo prima, è molto importante e necessita di ripartire il prima possibile. Io credo lei, come anche gli altri sindaci delle aree più colpite, voglia rivolgere anche un appello alla Regione Abruzzo, al Presidente Marsiglio, affinché i vaccini possano arrivare in maniera più cospicua. Lo stesso Marsiglio ne ha fatto richiesta al Governo. Sì, ci sentiamo quotidianamente con il Presidente, ma anche con i rappresentanti regionali territoriali e con i quali abbiamo ragionato dell'importanza di questa vaccinazione. E comunque rispetto all'inizio, dei vaccini adesso ci sono, quello che in realtà occorrerebbe è un numero superiore di medici, ecco, perché al di là dei vaccini oggi la difficoltà è quella di reperire dei medici, del personale medico infermieristico. Ringrazio quanti fino ad oggi si sono prestati, ma faccio un appello soprattutto al mondo al mondo medico e infermieristico affinché diano il loro contributo che risulta essere fondamentale. Anche e soprattutto mi pare di capire ai medici di base. Anche loro soprattutto, sì, che ad oggi non sono stati, diciamo, non si sono visti, ecco, loro invece rappresentano sul territorio un qualcosa di importante e mi auguro che possano anche loro scendere in campo quanto prima.
Ringraziamo allora il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. Ricordiamo, domani venerdì al Pala di Martin inizierà la vaccinazione a tappeto del personale scolastico di tutta la provincia di Pescara, comune di Pescara compreso, e speriamo che si possa fare in fretta per poi dare spazio alle altre categorie, alle categorie più fragili. Grazie di nuovo al primo cittadino, grazie all'operatore Andrea Berardinelli. Marina, ti restituisco la linea a te.